sistemare e liberare il palco da tutti i fili, perché succederà una cosa molto importante. Intanto Sara era l'ultima concorrente in gara per questa tappa di Piccole Stelle Cantano, e adesso liquidiamo anche la nostra giuria. Il presidente in testa, Michele Trotta, dopo Marzia Mancini, Luigi Berti, Elia Macchiarulo, Elio Tatti, Ezio Turchetti, Silvio Frainetti e Rino Piccolo. Ecco, ora loro avranno l'arduo compito proprio di decretare quelli che saranno i tre vincitori, il vincitore ognuno per ogni categoria. Ora le nostre Sara e Simona devono fare una cosa con tutti i fili. Intanto quello là bisogna toglierlo, per cui se voi mi togliete di mezzo quello lì di filo, noi tra un poco gli lasceremo anche i nostri microfoni. Perché che dobbiamo togliere tutti i fili? C'è un perché, sta per arrivare. Ecco, guarda Silvio, se intanto tu prendi il microfono della giuria, per favore, lo trascini, guarda, lo poiché trascini si di sta là, per esibire la scuola di danza. Tira su tutto il filo, per favore, Silvio, grazie. Petali di rosa, di Pontina. Esatto, la scuola di danza Petali di Rosa è una nuova realtà qua nel comune di Pontinia. Sono proprio arrivati quest'anno, ma già si sono distinti per professionalità e bravura. E bravura. Ora il corso, il quarto corso di danza classica e moderna si cimenterà su questo palco con un pezzo prima di classico e poi di moderno. Il pezzo di classico è The Auror di Enya. Di Enya, e ci sono le ragazze della scuola Petali di Rosa, la coreografia è di Rosa Nalli. Thank you.
Eccole là, erano una rappresentanza ovviamente del quarto corso di danza classica e moderna della scuola di Pontinia, Petali di Rosa, della scuola di danza Petali di Rosa. Tra poco le rivedremo con un pezzo di moderno.